Buongiorno a tutti ragazzi, buon lunedì, si ricomincia la settimana. Allora, parliamo un po' delle previsioni che abbiamo in gioco. Prima di iniziare volevo dire che non possiamo vincere a ogni estrazione. Se vincessimo ogni estrazione, penso che tutti quanti noi, chi fa lotto, parlo, ma parlo in primis di me. Saremo a vivere alle Bahamas tutti quanti. Invece non mi pare che ci sia nessun studioso di lotto che vive alle Bahamas o alle Maldive o a Tenerife, ma viviamo tutti qua in Italia e lavoriamo duramente. Perché? Perché non è facile. Non è facile. Ricordo a tutti che uno che noi che studiamo lotto ci mettiamo tutto l'impegno possibile per farvi vincere, lavoriamo, paghiamo delle tasse e quando ovviamente non si vince siamo i primi a essere rammaricati, però dobbiamo essere anche consapevoli che, ahimè, non si può vincere a ogni estrazione. Perciò, per tutti quelli che ci seguono, poi puntualmente la domenica ci mandano il messaggino: capitano, in due estrazioni non abbiamo fatto nulla. È grave, eh? Gravissimo. Gravissimo. Vabbè, sono persone che ovviamente spariscono dal mio WhatsApp perché sono persone che non meritano neanche una risposta. Allora, la previsione che vi ho fatto del calcolo della la tecnica che vi ho regalato, insomma, sempre pagato, ed è questa qua. Voi ve la siete messi nel vostro archivio. Ovviamente i colpi di gioco sono terminati sabato e non ha prodotto risultato. Sono passati 7 colpi, noi l'abbiamo giocata solo per 4 perché l'abbiamo preso al terzo colpo. Allora, io il consiglio che vi do, siccome conosco questa tecnica, conosco questa formuletta e so cosa ha fatto nei mesi precedenti, io potevo venire qua in video e darvi un'altra formuletta e avrei fatto ascolti, ma non me la sento perché secondo me è una previsione che almeno martedì e giovedì possiamo portarla avanti. Poi, se entro giovedì non ci paga, andremo a sostituirla, ma per me ancora 2 colpi bisogna darglielo. Tra l'altro, io vi ho fatto l'esempio dove voi potete andare a vedere quello che ha prodotto nei mesi successivi e vi potete rendere conto voi stessi che è una signora tecnica. Però vi ripeto, poi sono tecniche che magari dobbiamo essere anche fortunati a prenderla, perché poi magari in 12 mesi ci sta che 2 mesi, e 2 mesi significa vincere 80% all'anno. Ci sta che 2 mesi magari non produca il risultato. Però la tecnica ce l'avete e potete andare voi stessi a vedere cosa ha prodotto i mesi successivi. Perciò il mio consiglio che vi do è ancora un paio di colpi di portarla avanti. Come la previsione che vi ho donato su Bari Napoli col 90 e 36, e poi nel servizio telefonico avete preso il terzo numero. Ok? È un ambo, ve l'ho dato il 22 ottobre. 22 ottobre, non sono passati 18 colpi. Già qualcuno sta piangendo, ma qualcuno ha già finito i fazzoletti. Perché se non vede la previsione al secondo colpo piange, si dispera, ma non è così. Perciò questo è il regalo che vi ho fatto, chi vuole può portarlo avanti, chi non vuole può andare a vedere tutti quei bei canali in TV che vi fanno fare quaterne, cinquine e tombole ogni estrazione. Ok? Però ahimè, queste quaterne, queste cinquine sul bussolotto non risultano mai, chissà come mai. Vabbè, allora,
Non aggiungiamo altro, io il 90 ve l'ho dato. Poi, ovviamente, ascoltare i miei video significa essere anche un po' furbi, perché poi arrivano le solite menate. Le solite menate, capitano, non ho unificato, capitano, non ho visto il video. Ma ragazzi, io non sono né uno psicologo e né la Caritas. Io più di fare il video e venire in video e regalarmi Bari-Napoli il 90 col 36, poi il giorno dopo vengo e vi dico: ragazzi, guardate che il 7 esce di nuovo a Bari e Napoli è forte, occhio anche a Cagliari, questo 7 è forte. E poi sta a voi, io non posso entrare in casa vostra a farvi le schedine, io posso soltanto aiutarvi in una cosa, la costanza. La costanza a seguire una previsione, perché voi inseguite una previsione, magari per 3, 4, 5 colpi, poi vi stancate, la mollate per prenderne un'altra che riparte dal primo colpo, poi, ahimè, esce quella che avete mollata e la colpa poi è nostra. Perché? La colpa è nostra perché non l'abbiamo ricordata, perché non l'abbiamo detto, perché è sempre così. Perciò io vi ricordo questo Bari-Napoli 7, tra l'altro, sono il primo che gioca le mie previsioni. Bari-Cagliari-Napoli, questa è la giocata del 25, vedete, col 7 che c'è. Perciò è inutile che state lì sono il primo che gioco le mie previsioni. Allora, il nuovo servizio telefonico sta andando a gonfie vele perché nonostante trovate anche le tre linee occupate, c'è una voce sotto che vi dà la previsione. Perciò spendete la metà di quello che spendevate prima. Fate conto che prima, ragazzi, per comprare una previsione noi chiedevamo 10 euro a previsione. Adesso ne spendete 1,50 euro, massimo 2. Noi con la nostra coscienza siamo più che a posto. Forse qualcuno che non si rende conto che questo passaggio le costa molto di meno. Allora, questo è il nuovo numero. All'interno trovate cosa? L'abbinamento col 7 e trovate, abbiamo messo, bellissima questa previsione, bellissima perché per un pelo sabato non facevamo lambo secco, vabbè, non importa. Abbiamo messo una bellissima previsione su Cagliari e una su Napoli-Palermo. Ok? Perciò trovate due bellissime previsioni che saranno tenute nel servizio telefonico fino a domani. Poi non le trovate più. Perciò avete oggi e domani per poter chiamare. Ok? Ragazzi, vi dico solo una cosa, nel gioco dell'otto bisogna giocare con prudenza, prudenza e soprattutto avere la costanza. Le miglior vincite vengono fatte quando uno ha la costanza di portarsi avanti una previsione. C'è stata una signora nel gruppo Matos, abbiamo fatto lambo secco su tutte 90 e 74, ha portato a casa una barca di soldi. E alla fine mi è venuto spontaneo dire: ma come hai fatto? E lei è semplice. Dice: io mi sono iscritta al Matos, gioco quella previsione, ma la gioco su tutti i fronti. Difesa, centrocampo, attacco. Cosa vuol dire difesa, centrocampo, attacco? La previsione la gioco in difesa, che se esce su tutte faccio un ottimo recupero. Perché la difesa, nel gergo calcistico, recupera gli attacchi degli attaccanti. Poi gioco a centrocampo, nel senso che mi copro, che se dovesse uscire un ambetto sono coperto, e poi gioco all'attacco, che se la previsione esce su ruota faccio un bel gol. Questa è stata la spiegazione e mi è piaciuta veramente tantissimo. Perciò impariamo da questa signora. Impariamo da questa signora che ovviamente gioca difesa, centrocampo e attacco. Dal capitano è tutto, un besos.